Cari amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, avete visto queste immagini molto rapide? Qui all'Olimpico in campo resta solo l'Inter. C'è solo l'Inter a festeggiare un altro trofeo. È il 44esimo trofeo per la prestigiosa società nerazzurra, da sempre in Serie A. È il quinto trofeo, ragazzi, chi l'avrebbe mai detto, dell'era Zhang, il quinto trofeo. Io non l'avrei mai detto, onestamente. Si è raddoppiata dopo la Supercoppa italiana, si è raddoppiata anche la Coppa Italia. Contro una Fiorentina che ha giocato una signora partita. E però, insomma, sono successi. Quando si va in Albo d'Oro, ragazzi, coccarda e trombetta. Mi sembra inevitabile, perché quando si va in Albo d'Oro è sempre una fantastica giornata o nottata. Questo stadio, insomma, ho vissuto cose belle, meno belle, lo sapete, però è bello, è sempre bello vincere, è sempre bello rendersi conto che non ce ne stiamo accorgendo, ma siamo nel mezzo di un ciclo Inter, perché comunque se noi partiamo dall'inizio, certo, poi ci sono traguardi che non sono trofei, però Spalletti che ti riporta in Champions, Conte al secondo posto il primo anno e alla finale di Europa League che mi sta ancora qui, persa a Colonia. Siamo nel 2020, poi lo scudetto con Antonio Conte, poi purtroppo lo scudetto mancato l'anno scorso, ma compensato comunque da Coppa Italia e Supercoppa Italiana entrambe contro la Juventus. E poi ancora una Supercoppa contro il Milan, ancora una Coppa Italia contro la Fiorentina, questa volta è una finale di Champions League, che ovviamente la finale non è un trofeo, ma pensate che state tifando, cari interisti, per la seconda squadra, questo dice, e dicono i fatti, per la seconda squadra più forte d'Europa, mal che vada. Ma stiamo sulla coccarda, ragazzi, stiamo sulla coccarda, perché non è che si fosse messa bene. Ah, naturalmente i complimenti ad Inzaghi, perché comincia ad avere anche qualche primato nel suo curriculum. Tre Coppe Italia le hanno vinte Lidl, Bersellini e Nereo Rocco. Ma insomma, certo, gli manca lo scudetto, ma già il raggiungimento della finale di Champions League, allora non c'è bisogno di dire, ormai il tema Inzaghi out, è morto e sepolto, almeno per un po'. E devo dire che morto e sepolto deve essere anche il tema Zhang. Poi certo, chi è che non vorrebbe andare a giocare una finale di Istanbul avendo i giocatori del City, no? Certo, siamo tutti bravi, però ovviamente sapete qual è stata la scelta fatta. Segnalo a margine qui all'Olimpico anche i complimenti della Juventus che sono arrivati poco fa. La Juventus teoricamente, grazie al fatto che l'Inter ha vinto la Coppa Italia, non voglio dire siano interessati, però ha ancora chance di andare in Europa. Se avesse vinto la Fiorentina sarebbe stata praticamente fuori. Avendo vinto l'Inter la Coppa Italia le si libera un posto, però io continuo a pensare che poi l'UEFA ovviamente in Europa non ce la fanno andare. Però c'è un vantaggio, perché in ogni caso la Juventus sconterebbe immediatamente la sanzione e quindi chiuderebbe i conti con l'UEFA. Quindi capisco che in fondo non potranno mai dirlo, ma segretamente chissà di calcio, di ranking, di cose, ed è bianconero, ha tifato per noi. Ma stiamo alle cose nostre, ragazzi. Mi godo questo stadio olimpico, questa notte romana, in attesa poi naturalmente di partire con l'operazione Istanbul. Ho sentito proprio oggi, tra l'altro, Goran Pandev, perché ho cercato di creare un tour nell'est europeo, nei pochi paesi che mi mancano, proprio perché se dovesse andare male non voglio ricordare, ripeto, questo viaggio soltanto per toccata e fuga a Istanbul. Quindi mi faccio un giro in Kosovo, perché io sono nell'animo turista, cittadino del mondo, vado dal mio amico Pandev a Skopje, in Macedonia del Nord, attacco insomma tutte queste cose, in maniera poi che se dovesse andare male là, non mi resterebbe comunque altro da ricordare. Finora
abbiamo rispettato la logica. Cioè l'Inter è più forte della Fiorentina e ha vinto la Coppa Italia. Ma è stata, non è stata facilissima, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo, ma qua ci abbiamo tanti di quei giorni per parlarne, ad andare al di là della logica. Sciopero del tifo. Vado alla partita, la stretta cronaca. Sciopero del tifo nel primo quarto d'ora. L'Inter va pure sotto perché prende gol da Nico Gonzalez su una combinazione Bonaventura-Iconè. Al terzo minuto l'Inter è sotto 1-0 quello olimpico. Ovviamente non c'entra nulla lo sciopero del tifo. Però posso dire che nel primo quarto d'ora mi sembrava di essere a Firenze, mi sembrava di essere a Roma. Una curva viola alla mia destra che cantava incessantemente, meravigliosamente devo dire. Da quest'altra parte, alla mia sinistra, il mutismo assoluto, silenti. E io tra me e me ho detto, ma sono venuto a vedere una finale di Coppa Italia a Firenze? Perché sembrava di essere a Firenze. Poi a un certo punto, non so, doveva essere un tempo qualcuno, perché non è neanche bello star lì a farsi prendere per il culo sentendosi dire dall'altra parte chi non salta è nerazzurro, interista, pezzo di me, i soliti cori da stadio. A un certo punto qualcuno deve aver detto cominciamo a cantare anche noi. E allora perlomeno fuori la situazione si è riequilibrata. E devo dire che presto si è riequilibrata anche la partita, perché dopo un erroraccio incredibile di Dzeko, al 24esimo, in 8 minuti tra il 29esimo e il 37esimo, il Toro, Lautaro Martinez, la ribalta, fa il 100esimo e il 101esimo gol con la maglia dell'Inter. Cioè ormai siamo in tripla cifra. È ovvio che l'uomo del match è assolutamente Lautaro. Primo gol servito da Brozovic, diagonale imprendibile per Terracciano ed è 1-1. E al 37esimo Barella, Lautaro in acrobazia, un gol stupendo ed è il 2-1 per l'Inter. Il risultato, ragazzi, non cambierà più, perché nel corso della ripresa ci sono dei cambi, De Vrij per Bastoni, Lukaku per Dzeko, c'è ancora un'occasione che ha l'Inter con Lukaku, ma Terracciano è bravissimo a respingere il suo missile, poi c'è Di Marco in fuorigioco, e poi che succede dopo il sinistro violento di Lukaku? Entra anche Gossens per far rifiatare Di Marco. C'è una cosa epica che accade in quel momento. A un certo punto parte Biraghi, Çalhanoğlu fa una diagonale perfetta, lo va a chiudere e si carica da solo. Mi sono infiammato. Cioè mi sono infiammato per il recupero difensivo di Çalhanoğlu, per come si è caricato lui stesso. Ragazzi, poi ancora Lukaku per Gossens, tiro alto, e poi a un certo punto, vabbè, ma era anche logico, loro cercavano di andare ai supplementari e abbiamo sofferto. E mi dispiace per chi continua ad essere così irrispettoso, così ingrato, così poco interista nei confronti del nostro capitano e portiere Samir Handanovic, perché c'è anche lo zampino, anzi lo zampone di Samir Handanovic in questa partita, perché a un certo punto si oppone da assoluto campione a Bonaventura. Una grandissima parata quella di Samir Handanovic, perché lì la partita veramente si poteva riaprire. Poi devo dire che Gonzalez ha provato negli ultimi minuti a creare scompiglio, però è stato bravo anche Darmian a chiudere. Insomma, sì, poi sono entrati anche, li cito perché i protagonisti devono essere tutti, Gagliardini dopo i disastri che ha fatto nell'ultima partita con il Napoli, ha sostituito Çalhanoğlu e poi Correa ha sostituito Lautaro. Potevo entrare anch'io, vabbè, la solita storia, ragazzi, cosa devo fare? Ma non mi va, insomma, in questa bellissima serata romana qui nella capitale, non mi va, insomma, di parlare delle cose che non sono buone, che dovrebbero migliorare. Nona Coppa Italia in Albo d'Oro, ripeto, la seconda consecutiva, quinto trofeo delle Razzaghe. Posso dirvi, cari interisti, ce n'è abbastanza per andare a Nanna tanto contenti, tanto, tanto contenti. Intanto, vi ricordo, c'è la Supercoppa. Parliamo di quello che si è vinto, che va in Albo d'Oro. C'è la Coccarda, quindi sono già due trofei quest'anno, certo. Inutile che torniamo sullo scudetto, che è andato a Napoli. Non torniamo sullo scudetto. E adesso abbiamo la grande opportunità di sognare fino al 10 giugno. Ragazzi, qui dall'Olimpico vi saluto con un calorosissimo Viva l'Inter!